Esco. Preghiera alla Vergine del Fidelio. La preghiera la facciamo per noi che presenti, ma per tutta la città, per tutta la diocesi, in particolare per le persone bisognose della sua maternità e della sua protezione. Santa Maria del Fidelio, nostra amata patrona, con la fede e le parole di San Bernardo, anche noi ti invochiamo in questo momento particolare. Ricordati, la bellissima Vergine Maria, che non si è mai sentito dire che alcuno abbia fatto ricorso al tuo aiuto e sia stato abbandonato. Abbiamo bisogno della tua materna presenza. Come un tempo già ti sei mostrata misericordiosa verso il nostro popolo, continua ancora oggi a consolare e sostenere i nostri ammalati, gli anziani, le famiglie, i giovani, le persone più deboli e vulnerabili, i sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, i consacrati e i fedeli laici. Benedici, o Madre del Fidelio, tutti coloro che lavorano con abnegazione e generosità, mettendo a rischio anche la propria vita per alleviare le sofferenze dei colpiti da questo nuovo flagello diffuso ormai in tutto il mondo. Medici, infermieri, personale ospedaliero e delle case di assistenza, volontari e familiari che sono vicini alle persone malate. Fa, o Madre, che lo spirito del tuo figlio discenda su di noi in una nuova Pentecoste, accresca in noi la fame e la sete del pane della vita e dei beni spirituali, per essere il vino nuovo in altri nuovi, protagonisti della Chiesa del futuro, credenti nuovi per tempi nuovi. Benedice e sostieni gli amministratori, le forze dell'ordine, i militari, la protezione civile e coloro che ci governano per debellare insieme a questo terribile volto. O Madre Teissima e consolatrice degli afflitti, siamo certi che anche questa volta saremo esauditi. Non per i nostri meriti, ma per i meriti della passione e morte del tuo figlio Gesù, nostro Signore. Ave o Maria. Piena di grazie, Signore con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria del Fidelio, nostra amata patrona, prega per noi. Come dicevamo prima, la Madonna l'icona originale resterà fino all'altra domenica, per cui coloro che
lo dico soprattutto per quelli che assistono per televisione, coloro che vogliono venire a intrattenersi durante la giornata davanti alla Madre Celeste lo possono fare ancora. Thank you.
quella che dico io. No, non ne facciamo tutti la tua. Da Luigi non c'è. Per favore, non mi accalcate tutti sotto la mia donna. Grazie a tutti per aver visto la nostra diretta. Potete continuare, potete rivedere di nuovo da capo, dall'inizio alla fine. Grazie, alla prossima. Vi potete spostare per questo? Sì, questo è la volontà.